Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle, o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Abbiamo sentito Santo Vangelo, le parole della Sacra Scrittura, ma il suo senso in qualche modo non riusciamo a comprendere, perché sembra che questo è un discorso abbastanza duro, almeno quando queste parole noi prendiamo letteralmente come sono state pronunciate. Siamo disposti a seguire Gesù, accettare il suo messaggio, ma il Vangelo di oggi ci fa quasi irrealizzabile nella vita quotidiana questo. Siamo abituati a Gesù che è il cuore mite e umile, per questo siamo abbastanza sorpresi con la fermezza con quale Gesù chiede quello da coloro che vogliono seguire. Sicuramente sarebbe una cosa errata pensare che qui si tratta di qualche odio di coloro che sono più vicini a lui, perché noi sappiamo benissimo che la pienezza della legge è l'amore, e nessuno ha sottolineato la carità e l'amore quanto Gesù, perché Gesù non ha voluto negare la carità che ci lega con le persone più prossime. Lui chiede da noi di fare il prossimo ognuno che incontriamo. Cosa per noi significano queste parole di Gesù? Magari questo. Quando vengono delle situazioni difficili nella vita, nelle quali dobbiamo decidere se o per il padre o per la madre o per Cristo Signore, per la moglie e figli o per Gesù, per fratelli e sorelle o Gesù, allora il vero discepolo, cioè vero cristiano, non deve trascurare l'amore verso Cristo, deve mettere Cristo al primo posto. E quando l'uomo in situazioni concrete deve fare quella scelta, allora non c'è posto per nessun compromesso, perché l'amore di Dio al primo posto, e l'uomo non può essere diviso in due quando si tratta del Signore. Tutti noi rispettiamo i genitori. Oltre il Signore, verso loro abbiamo tanti debiti, ma se loro da noi chiedono qualcosa che noi nella coscienza non dobbiamo fare, noi dobbiamo seguire la voce della coscienza, e con tutto rispetto verso loro dobbiamo fare quello che la nostra coscienza ci comanda. Ma nel Vangelo di oggi, al Vangelo di oggi è preceduto qualcos'altro, l'incontro tra Gesù e un uomo ricco. Quel giovane che voleva seguire Gesù ha chiesto: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Sicuramente era un ragazzo molto buono, sicuramente lui ha vissuto tutto quello che era prescritto dalla legge di Mosè, ma nel profondo della propria anima, come se lui non fosse abbastanza
abbastanza contento, perché nel suo desiderio di una vita perfetta lui voleva avvicinarsi a Gesù. E gli ha posto la domanda: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Quando Gesù l'ha visto davanti a sé, lui gli offre più di quello che il ragazzo giovane ha aspettato. Ti manca una cosa sola: vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Fratelli e sorelle, questo era un incontro importante, una immensa offerta dell'amore e della carità divina. Purtroppo questo ragazzo non ha riconosciuto un vero momento pieno di grazia, lui se n'è andato rattristato. In un altro luogo San Luca Evangelista scrive: Gesù ha detto anche queste parole: nessun servo può servire due padroni, o uno odierà e altro amerà, o uno disprezzerà l'altro amerà, perché non potete servire Dio e Mammona. Non possiamo essere cristiani fino a un certo punto, cari fratelli e sorelle. I nemici della croce, della Chiesa e del Signore spesso potranno allora mettere la pietra tra le ruote, portando l'inquietudine tra coloro che sono tiepidi e si chiamano cristiani, coloro che non hanno fede forte, così che anche quel poco cercano di distruggere. E questo non deve avvenire a noi. Anche nella parabola di Ricco e Lazzaro, Gesù ci fa capire il destino di uno dell'altro, perché gli angeli hanno portato Lazzaro tra le braccia di Abramo, invece Ricco è finito nella Genna. Cari fratelli e sorelle, prendiamo noi il Vangelo sul serio, lo prendiamo come messaggio, come parola del nostro Padre Celeste, o cerchiamo di diluire il Vangelo con certi nostri piaceri, a dolcificare con certe nostre concupiscenze, o proviamo le parole di Gesù disprezzare, come se fossi saputo bene questo Signore già in anticipo, e lui ha confermato: questo è più facile che un cammello passa corona di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Oggi noi sentiamo cosa si può comprare con i soldi. Le parole di Gesù sul conto di potenti e ricchi non si possono cancellare. Noi dobbiamo amare e rispettare loro, ma dobbiamo amare e rimettare come i fratelli, perché un uomo che ha solo soldi, tesori materiali, è la persona più povera. Magari noi spesso non siamo consapevoli quante cose si nascondono sotto questa ricchezza, troppo legame ai soldi, la cecità, perché queste cose non sono che chiudono gli uomini, le mani dell'uomo, ma avvolgono tutto il suo cuore, tutta l'anima. E il cuore nel Bibbia descrive il centro dell'uomo, cioè il principio di tutti i pensieri, opere, parole, come se questo centro dell'uomo fosse paralizzato e poi non c'è posto né per Dio né per l'uomo. C'è troppo legame ai beni materiali, accecca l'uomo, accecca un uomo intero, lo blocca. Nessuno ci proibisce di avere cose materiali, beni materiali, ma non dobbiamo attaccarsi a queste cose al punto che questi beni materiali ci allontanano da Dio e dal nostro prossimo. Il cuore del povero ha colui che, indipendentemente da tutto quello che ha, è rimasto libero, disposto ad aiutare tutti per tutto quello che è positivo. Il cuore del povero è colui che ha sete della giustizia e verso tutti si comporta in maniera giusta. Lui sa valorizzare le cose, non se ne frega di quelle cose materiali, ma guarda quello che l'uomo è.
Perciò c'è un grande ammonimento oggi per tutti noi, perché non si tratta solo del fatto che troppo legame alle cose materiali ci accecano agli occhi, così che noi non vediamo nulla. Qui l'uomo oggi spesso si perde. Quante madri non vedono le paghe, i stipendi del marito e dei figli, invece loro dovrebbero portarli a casa per mantenimento della famiglia. Anche nel Vangelo di oggi, le parole che ha pronunciato Gesù, quelle parole che abbiamo sentito, quelli nostri fratelli sono coloro da chi, chi proveniamo, siamo creati e tessuti dalla stessa carne. Ma purtroppo oggi succede che i fratelli e sorelle non hanno la stessa opinione verso la vita, verso certe cose. Così spesso abbiamo due, tre mondi nella stessa famiglia, nella stessa casa. Quando qualcuno vuole vivere col vero cristiano, solo allora e già allora per i fratelli e sorelle può sembrare strano, perché loro purtroppo non credono. Per la giustizia, per la pace, si chiede qualche volta di non scioccare gli altri, di non provocarli con la sua vita. Purtroppo succede molto spesso, così che noi qualche volta possiamo pensare che il vero cristiano dovrebbe lasciar stare queste cose, cioè seguendo quelli che sono cristiani, tiepidi cristiani. Non vero cristiano deve essere fedele alla fede al Signore, anche se i fratelli e sorelle lo escludono dal loro cuore, che lo rifiutano, perché Dio sempre deve essere al primo posto. Se qualcuno è legato dai legami di carità, allora sì, e di amore, sicuramente c'è l'amore tra genitori e figli, tra marito e moglie. Nei tempi antichi qui non c'erano le tensioni come oggi, perché si è vissuta una vita ordinata, quieta, perché pensavano e guardavano nella stessa maniera tutte le cose, i figli regolarmente come in eredità ricevevano l'educazione dei propri figli e non c'era l'altra via. Invece oggi la famiglia è in pericolo, perché spesso abbiamo le situazioni piene di conflitti. Magari oggi qualche volta siamo proprio al punto dove dobbiamo decidere o l'amore del marito e del figlio o per l'amore verso i figli, cioè praticamente devono rinunciare alla fede e per la pace devono magari rinunciare di venire alla messa, ai sacramenti, dando la precedenza ai suoi più vicini che sono sulla via sbagliata. Chi in questa occasione non amerebbe di meno i suoi parenti di Gesù, lui non può essere discepolo di Gesù, perché qui vediamo che qui si tratta dei certi casi, delle situazioni particolari, quelle situazioni che non sono quotidiane. Per queste situazioni di noi, anche per queste situazioni, Cristo ha delle regole che non possono essere cambiate e sostituite. Perciò, fratelli e sorelle, è logico quello che nel Vangelo oggi abbiamo sentito: colui che non prende la croce e mi segue non può essere mio discepolo. E noi, quando vogliamo seguire Gesù, non è solo una passeggiata, ma è un cammino verso la croce, seguendo Gesù Cristo. Perché cristianesimo senza la croce non esiste. Chiunque vorrebbe separare cristianesimo dalla croce, lui non ha capito il ruolo di Cristo nella storia di salvezza, perché la croce ci segue come un'ombra a quale non possiamo scappare. Si tratta solo del fatto che posizione noi avremmo riguardo questo. Noi possiamo opporsi a queste cose, cerchiamo di lamentarsi, ma in realtà questo non cambierà nulla, perché noi possiamo anche accettare di compiere la volontà del Signore come Dio chiede da noi. Allora questa croce potrebbe essere salvifica, perché può essere fonte di grazia, come per noi così anche per tutta la Chiesa.
Cioè dei pensieri del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù anche a noi pone la domanda: cosa noi consideriamo la cosa più importante della nostra vita? Perché sacrifichiamo le nostre capacità per le cose che sono di passaggio o per le cose eterne? Abbiamo il cuore e le mani aperte per bisogno del prossimo, o magari puntiamo solo il dito verso il prossimo? Noi sappiamo tenere cuore libero, cuore che segue la legge del Signore, perché nostro è solo quello che abbiamo donato e perderemo quello che abbiamo tenuto solo per noi. È triste se l'uomo è felice solo con i soldi, perché questo non è vita, questa è la morte, fratelli e sorelle. Perché colui che pensa che è felice non può essere felice solo con cose materiali. Un cristiano che davvero vive la fede ha detto: fino a poco fa io non sapevo che è così difficile essere cristiano, ma nello stesso momento è così bello. È così bello anche oggi essere un vero cristiano. Amen.